Radio Più Roma presenta Music Plus, un programma di Francesco Maritati, a cura della parrocchia Santa Monica. Un piccolo bar di provincia, abbastanza grande per contenere la solita compagnia di amici, ma troppo piccolo per i loro sogni, o almeno per quelli di qualcuno. Gli 883 nascono così nella psicoterapia da bar, per citare proprio Max Pezzali in una delle canzoni del suo nuovo album. Oggi parliamo qui su Music Plus di una figura molto particolare della musica italiana che, piacendo o meno, ha cantato e continua a cantare la vita di più di una generazione. Max Pezzali, nato a Pavia nel 1962, arriva al successo con gli 883, che inizialmente non sono altro che lui alla voce e il suo amico e coautore delle canzoni Mauro Repetto. Tra i banchi di scuola Max e Mauro sentono di voler dire la loro, di assomigliare ai rapper americani, di cantare la loro provincia e la voglia di scappare. Gli 883 crescono, cambiano, regalano brani storici e album rivoluzionari. Il periodo degli 883 è racchiuso nelle copertine dei loro album, fatte a fumetto, nei loro testi che erano strani perché erano veri, un linguaggio semplice, diretto, ma dove tutti ci si possono rivedere, che è la cosa più difficile da fare quando si scrive una canzone, scrivere qualcosa di bello ma semplice. Max in questo è stato ed è ancora un maestro. Bastano poche note per farvi subito cantare insieme a lui. Se siete mai stati a un concerto di Max Pezzali, sapete che in realtà è un momento di condivisione, come se ogni persona del pubblico avesse scritto le canzoni insieme a Max e lui è solo lì a metterci la faccia, ma la voce è quella di tutti. Tra i brani di Max c'è anche molta nostalgia, lui stesso si definisce uno anche troppo malinconico che a 20 anni già rimpiangeva i 15, ma questa nostalgia, guardare un passato difficile ma bello ai famosi anni d'oro, non è mai una rassegnazione nei confronti del presente. Quello che si apprezza di Max è che si è sempre messo in gioco, anche a costo di sbagliare, ma sempre per seguire le sue passioni e cercare di rinnovarsi sempre. È molto sostenuto dalle varie community dei suoi fan, perché lui è così, è come uno di famiglia. E adesso, dopo una carriera di 30 anni che finalmente vedrà a breve la sua grande festa allo stadio di San Siro, cos'altro fare? Si chiama Qualcosa di Nuovo, il nuovo album di Max Pezzali. Cosa c'è di nuovo? Un uomo ormai con una visione della vita matura ma mai arrivata. Come lui stesso dice, la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Qualcosa di nuovo si troverà. Ripercorrere in breve la figura di Max, artista, è come parlare di un amico a cui vuoi un gran bene, che era con te in tutti i momenti e che ogni volta che lo incontri, anche se è passato tanto tempo, è come se non se ne fosse mai andato. Nella canzone Noi C'eravamo, dell'ultimo disco, dice:
Era un po' come diceva il boss: questo è il nostro New Jersey e di là c'è New York. Max ha capito come andare a New York e soprattutto quanto sia bello tornare nel New Jersey con gli occhi pieni di meraviglia. E voi avete per caso un ricordo legato a qualche canzone di Max? Vi aspetto alla prossima puntata di Music Plus su Radio Più Roma, sempre con Francesco Maritati.